Il 2011 è stato l'anno d'oro per l'export delle imprese italiane. In piena crisi, l'esportazione del Made in Italy ha segnato importanti indici positivi, con un attivo di 183 miliardi di dollari nella nostra bilancia commerciale. Quello che non tutti sanno, però, è che il merito di tutto questo risultato va anche alla presenza di tanti italiani all'estero, ambasciatori del Made in Italy nel mondo. I dati dimostrano che esiste un legame stretto tra l'interscambio commerciale dell'Italia e le aree geografiche maggiormente interessate dalla nostra emigrazione, tanto che i paesi nei quali si registra una maggiore incidenza dell'import-export italiano sono proprio quelli che vantano lunghi e prolungati rapporti migratori con il nostro paese e che corrispondono ad Argentina, Germania, Svizzera e Francia. I legami commerciali con questi quattro paesi sono talmente importanti che nel 2011 l'incidenza dell'export sul PIL nazionale italiano è stata pari all'1,6%, che in numeri significa quasi 26 miliardi di euro. Per quanto riguarda l'export, in Europa l'Italia è seconda solamente alla Germania, che a sua volta è proprio il paese dove sono aumentate maggiormente le nostre esportazioni. Prendendo in esame due tra i principali paesi di emigrazione italiana extraeuropea, spiccano i legami con Australia e Argentina, dove, dopo la brusca concentrazione dovuta alla crisi del 2002, 3 anni fa si è verificata una forte ripresa con 948 milioni di euro di esportazioni annuali legate soprattutto a due tradizionali comparti del Made in Italy, prodotti alimentari e bevande e tabacchi. Anche le esportazioni verso l'Australia sono aumentate negli ultimi anni, arrivando lo scorso anno a toccare i 3 miliardi di euro, in coincidenza con la nuova ondata migratoria italiana. Le rimesse, infine, rappresentano un'ulteriore fonte di ricchezza per gli italiani che rimangono in patria. Anche se oggi i risparmi inviati dall'estero incidono meno sull'economia nazionale, costituiscono ugualmente una positiva immissione di liquidità in un'economia stagnante. Dal 2009, infatti, il volume delle rimesse è aumentato ogni anno in modo più cospicuo rispetto al PIL e nel 2011, secondo Banca Italia, mentre il nostro PIL cresceva solamente dello 0,4%, le rimesse sono aumentate del 9,9%, per un totale di 478 milioni di euro. Ciò significa che, nell'attuale contesto di crisi economica, l'emigrazione rappresenta una fonte di guadagno insperata per l'Italia. C'è chi ritiene che i connazionali all'estero rappresentino un costo. C'è da augurarsi, invece, che gli italiani nel mondo non si accorgano mai che il vero peso siamo noi.